Salve, benvenuti a un nuovo appuntamento con Patrick Quintana. Stasera parleremo del contrasto fra male e bene, antitesi e simmetrie. Il paradosso dell'amore. Il contrasto fra male e bene nei promessi sposi. Motivo essenziale dell'intreccio, elemento costitutivo del senso profondo del romanzo. Il Manzone lo rappresenta più volte ricorrendo all'uso di antitesi. E di simmetrie, animando così drammaticamente il susseguirsi delle avventure spirituali di personaggi che giungono a esiti spesso imprevedibili perché l'autore sconvolge la logica del senso comune e vi sostituisce il paradosso dell'amore. Messa a fuoco. Su questa linea è condotto in modo particolare l'episodio che vede a confronto due fra i personaggi maggiori della storia, la protagonista femminile Lucia e il suo più grande antagonista, l'innominato. L'innominato? La prima antitesi deriva dalla contrapposizione dei due caratteri. Lucia rappresenta l'innocenza, la luce del bene vissuta interiormente come coerenza ai valori della fede, verificati non attraverso gesti eccezionali ma comuni e usuali. L'innominato è dotato di una volontà indomita che ha finora rifiutato la grazia. Ha creduto di poter vivere libero dalla legge umana e divina e si è invece trovato prigioniero delle passioni, della maschera violenta deliberatamente assunta. Rappresenta, pur con forme esterne, non prive di dignità, pur con qualche fremito istintivo di giustizia, la negativa forza del male. In antitesi sono anche i ruoli da loro rappresentati nell'intreccio del romanzo. L'innominato, l'aiutante di Don Rodrigo, è un oppressore. Lucia, la vittima innocente, l'oppressa. Ma lo scrittore, dal momento in cui li pone di fronte direttamente nell'azione di questo capitolo, mettendo a fuoco la sofferenza interiore di ciascuno dei due, avvia un doppio processo di trasformazione. E ora parleremo, appunto, del doppio processo di trasformazione. L'innocenza in un modo dominato dal sopruso. L'innocenza in un mondo dominato dal sopruso non ha preservato Lucia dal male esterno. Tant'è vero che la fanciulla si trova ora nelle mani di un potente sconosciuto e terribile, esposta al terrore della violenza. Eppure, nella sua indignazione disperata, Lucia trova il coraggio di parlare in nome di quel Dio che è la sua sola forza. In nome dell'amore invoca la misericordia sul suo persecutore e, senza saperlo, trova le vie segrete di quell'anima irrequieta e sofferente. L'innominato inizialmente prigioniero del suo ruolo, ma poi attraverso la presenza e le parole di Lucia sente nascere in sé un senso di insospettata pietà, la pena per una vittima inerme e innocente, e sente crescere la propria angoscia. Attraverso il dialogo si è attuata una prima trasformazione. La vittima è divenuta protagonista in quanto operatrice di bene, il tiranno non agisce, ma subisce. Attraverso le parole di Lucia, la luce della grazia penetra nell'anima dell'innominato che abbiamo già visto inquietato da intimi turbamenti.
Il nodo focale della vicenda è comunque rappresentato per entrambi dalla notte trascorsa in dolorosa veglia, a quale corrisponde sul piano espressivo il soliloquio di ambedue i personaggi. In questa situazione affiorano una serie di simmetrie che collegano in parallelo Lucia e l'innominato. Entrambi sono preda di angosce spaventose, di timori irrazionali. Entrambi provano un senso così profondo di prostrazione che li porta a desiderare la morte. Entrambi raggiungono in sincronia il punto culminante della loro tensione. Diverso è però l'itinerario che conduce ciascuno di loro a uscire dalla voragine di questa sofferenza, e che se la sorte dei due protagonisti non è dall'autore meccanicamente separata, in quanto entrambi sono dominati e confortati ciascuno dall'immagine dell'altro. Lucia in sé, nella sua fede, la forza di trasformare in offerta a Dio la sua sofferenza. E per questa via, sacrificando il bene massimo della sua vita, Renzo trova la pace e con essa recupera la speranza di essere liberata dall'innominato. Le venne in mente quel domattina ripetuto dallo sconosciuto potente e le parve di sentire in quella parola una promessa di salvazione. L'innominato, d'altra parte, stimolato dalla straordinaria esperienza del suo colloquio con Lucia, è spinto a rimisurare il tempo e, trovando solo vuoto dietro di sé, non scorge più il senso né della vita né della morte. Lotta fra l'orgoglio e un nuovo bisogno di umiltà al quale non sa dare un nome, lotta soprattutto fra la ripulsa, il desiderio di rispondere alla chiamata di quella grazia che sta operando dentro di lui. In questa lotta l'unico punto fermo di conforto è per ora l'immagine di Lucia, la sua voce, l'eco delle sue parole, tanto che la vede come chi dispensa grazie e consolazioni. È quest'immagine che lo stimola a rinunciare al suo orgoglio e ad aprirsi. La speranza. Ricordate, fratelli della congrega, padre Quintana sa tutto. Buonanotte.